Buongiorno amici di Ante, un buongiorno e un bentornato a un carissimo amico, l'enologo di Villa Imperium, Primo Narcisi. Buongiorno Primo. Buongiorno, buongiorno. Giustamente, era tanto che lo aspettavamo, con Covid permettendo, bisogna anche sapersi muovere, cercare di, con gli appuntamenti per entrambi, e giustamente ci tenevo tantissimo a far venire lui, ma anche il capo, che salutiamo, l'amico Peppe, al quale facciamo gli auguri, anche per fare un bilancio di quest'anno un po' travagliato, di come è andata l'ultima vendemmia. E giustamente da questo 2020 le prospettive future, se tu è troppo presto per dirlo, però prego. Buongiorno. Dunque, la vendemmia possiamo dire, possiamo partire dai dati macroeconomici, diciamo le stime per nazionali sono di 47 milioni e 200 mila ettolitri di vino, che sono praticamente l'1% in meno rispetto al 2019 e il 4% in meno rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Ecco, così si... Nelle Marche abbiamo prodotto 900.000 ettolitri di vino, però abbiamo un salto positivo, 10% in più rispetto al 2019 e l'1% in più rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Diciamo, le Marche hanno prodotto 900.000 ettolitri di vino, accontentiamoci, comunque conta la qualità, ecco, non è, i numeri dicono poco. Pare che c'è stato lì, però maggiore qualità. Sì, la qualità conta a prescindere. Oggi diciamo, è un dato essenziale, specialmente i giovani che sono venuti su a soft drink, succhi di frutta, gusti diciamo che ricordano la frutta, eccetera. Quindi i gusti si sono indirizzati proprio verso quella tipologia, e non si può prescindere più da quello che è la qualità, le caratteristiche organolettiche, eccetera. Ecco, in virtù di quello che tu hai detto, che giustamente facendo un bilancio anche degli ultimi anni, che giustamente sta quasi nella media, però ecco, ti faccio sempre la domanda col Covid di mezzo, sempre con sto coronavirus di mezzo, che pare che si stia quasi trovando questo antidoto per poterlo eliminare, però purtroppo ci dobbiamo convivere. Adesso abbiamo le festività, quindi è prematuro fare delle prospettive future per quello che potrebbe essere il lavoro, anche perché io mi ricordo precedenti interviste, voi lavorate molto con l'estero, avendo un vino biologico. No, il Covid paradossalmente non ha inciso più di tanto, specialmente nella grande distribuzione c'è stato un notevole aumento, si parla del 10% in più. Perché è vero che il settore Horeca ne ha risentito tanto, però la gente che va a fare la spesa comunque non rinuncia al vino, che ormai è un alimento consolidato nel sempre presente. Sì. Non credo che possa incidere più di tanto. Ovviamente quello che incide dal punto di vista economico sono le esportazioni, perché il Covid inevitabilmente blocca, frena molte diciamo, logiche di mercato, molte i trasporti, eccetera. E si parla di un 4 nel 2020, nel primo semestre c'è stato un 4% in meno di esportazione, però io non la vedo diciamo, molto tragica la situazione, perché il vino oggi è come il pane, diciamo, non se ne fa più a meno, e nei paesi occidentali oramai è un elemento consolidato nell'alimentazione. Anzi, aggiungo, gli stessi cinesi hanno la superficie vitata superiore a tutti gli altri paesi al mondo. E quindi diciamo, il consumare vino a pasto oramai è un'abitudine. Noi diciamo sempre, con una certa moderazione, perché si stima che un quarto di vino al giorno abbia anche effetti. Togli il medico di torno. Sì, abbia anche effetti benefici, specialmente il vino rosso per il famoso resveratrolo e i polifenoli. Esatto. Quindi non superare però il quarto di vino. Diciamo di un vino che abbia una gradazione sui 12,50, esatto. Ecco, 12,50. Non superare quella quantità.
ti faccio l'ultima domanda. Primo, io so che giustamente quando ho avuto occasione di venirvi a trovare, che oltre al vino Villa Imperium è consolidata sul mercato perché fate altri prodotti biologici. C'è qualcosa che diciamo sul quale puntate di più, oppure alla pari del vino, per poterlo diciamo esportare non solo qui da noi ma anche all'estero? Beh, no, il nostro core business è il vino, però siamo forse, almeno nel Brennero di Ascoli, il produttore più grande di cereali bio, quindi quando chi compra la pasta bio, eccetera, diciamo lì c'è un po' lo zambino nostro. Cereali bio e olio bio, però l'olio è, diciamo, lo mettiamo in terzo ordine. Quindi vino, cereali e olio. Cereali siamo abbastanza importanti, ecco. E siamo soci di una cooperativa dell'Anconetano che produce pasta bio. Comunque noi siamo ottimisti perché alla fin fine non c'è virus che tenga, però bisogna mangiare e bere, quindi le prospettive sono per forza ottimistiche. Allora, per chiudere, niente, rinnovo gli auguri a te e all'amico Peppe Coccia, al quale giustamente cerchiamo di farlo venire il prossimo anno, anche per cercare di così avviare in posto 2021 in maniera diversa, sempre il Covid permettendo. Niente, fatto piacere, anche perché ci tenevo tantissimo a farti venire. Auguri a te e famiglia, prego. Vorrei chiudere con una nota. Io sono nato qui in via Pizzi, l'ospedale vecchio. Addirittura? Eh sì. Quindi sei di casa qui? Sì, a pochi metri. Esatto. Questo mi induce a dire forza Samba. Sempre. Grazie prima, auguri di nuovo, grazie.